Sarà ballottaggio Roseto degli Abruzzi e se questo era un dato quasi statistico già acquisito ancor prima di andare alle urne, non era facilmente prevedibile invece chi sarebbe andato al ballottaggio. Le urne hanno deciso così Mario Nunes primo, William Di Marco secondo e Tommaso Ginoble terzo. E questo l'esito del primo turno delle elezioni amministrative di Roseto e ora si dovrà attendere il ballottaggio del 17 e 18 ottobre per capire chi tra Nunes e Di Marco sarà il prossimo sindaco di Roseto. Una vittoria con ampio margine quella di Nunes con oltre il 30% dei voti, mentre per il secondo posto è stato un testa a testa fino all'ultimo seggio tra Di Marco e Ginoble, distaccati di soli 80 voti, più staccati il sindaco uscente Sabatino di Girolamo e Rosaria Ciancaione. Inizia la vera avventura adesso perché la fiducia, la stima è il grande risultato per cui oggi mi sento di dire un grazie a tutti i rosetani, ai tantissimi che hanno dato sostegno a me e alle mie liste, ci dà una spinta grandissima, quella di poter arrivare fra 15 giorni al ballottaggio con una forza delle idee, della competenza e della squadra che ci permetterà di certo di andare al governo della città. Lei andrà avanti per la sua strada, cercherà di avvicinare chi è rimasto fuori? Noi andremo avanti nella nostra strada, andremo sicuramente ad incontrare, ad avvicinare tutti i cittadini che sono rimasti fuori da quella che oggi è una competizione a due, tutti quei cittadini che hanno voglia di cambiamento, che hanno voglia di investire in un progetto innovativo, civico, fatto di tanti giovani ma anche di persone di esperienza. Andremo avanti per governare Roseto. Sarà una partita che rinizierà da zero, l'abbiamo definita ovviamente forse con uno standard, un cliché già utilizzato, però sono state due belle semifinali. Nunes è riuscito a vincere molto facilmente la sua semifinale, noi ci abbiamo messo di più, siamo andati probabilmente anche ai tempi supplementari e alla fine è uscito il gol da parte nostra nei confronti della lista di Tommaso Ginoble. Però adesso la finale si rigiocherà da 0 a 0, si riparte con le stesse opportunità per entrambi. Devo dire che insomma, ci aspettavamo un risultato filo a filo con un po' tutti quanti gli altri, ma per Roseto è veramente un avvenimento storico. Il centrodestra unito in questo modo per la prima volta va diciamo, in compatto a un ballottaggio. E dopo tantissimi anni, almeno saranno oltre 40-45 anni, che c'è un dominio comunque del centro-sinistra. Quindi sarebbe un'opportunità storica e noi la vogliamo cogliere in tutto e per tutto.